Va bene, possiamo provare a vedere. Questo deve essere il negozio. Questo deve essere, penso che questo sia il negozio. La bottega. Cosa c'hai? Peter Delau! Cioè... Ma cosa c'hai ad ora? Ma con chi ce l'hai, Yossin? Ah, sembra mio... Sono anche qua. Ma sei una forza della natura. Ma da dove sei uscito? Padre Miyai sei. Eh? Cosa c'hai in mano? Un crocifisso spazio-temporale. Ma guarda! Anch'io! Fuori dalla mia chiesa, bestia rara! Ho finito i colpi. Capo... Ma no, sei veramente... Ma tu, Peter? Peter Delau. Ma mi sembra di... Questa faccia non mi è nuova. Non mi è giunta nuova. Va bene. E niente, allora facciamo così. Scusate un attimo. Andiamo direttamente al negozio perché... Mi hanno detto che c'è un... Che dovrebbe essere questa qui che vende i setacci. Scusa, capo. Quanta roba che c'hai. Sucri? Sei tu? Hello. Ah, tu sei soltanto... Sei, diciamo, la ragazza immagine sul bancone. Ethan, mentre invece io dovrei parlare con Sucri. Sucri? Benvenuto, straniero, nel villaggio di Winthrop. Io sono Sucri e possiedo una piccola bottega di oggetti vari, qualche farmaco e generi di prima necessità. Salve, Sucri. Mi chiamo Alo. Alo 74, eccetera, eccetera, eccetera. Ti ricordi? Non mi hai visto? Non hai mai sentito parlare di me nelle mie imprese belliche? No? Vabbè, te le racconterò a tempo... strada facendo, diciamo. Vengo da molto molto lontano io comunque. Posso dare un'occhiata al negozietto qui nella zona? Posso scrutinare un po' in giro, eh? Sì, certo, Alo. Ci mancherebbe. Guarda se c'è qualcosa che ti può interessare. Very, 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 very gentile. Sei veramente, veramente onorevolmente gentile. Grazie. Grazie molte. Vediamo. Certo, quanta... Oro, con tutto oro, quel che luccica praticamente. Però c'ha un sacco di... Il setaccio, eccolo qua. Il setaccio. $6. Non ho niente, non ho... 632 dollari, ti dà una carota. La vita qua costa poco. Costa soltanto una carota, una. $32. Perché no? Va bene, Sucri. Vado a fare un giro, poi ci sentiamo, Senza. Assolutamente senza impegno, va bene? Ok? Dai, niente. Non possiamo comprare un bel nulla di un bel niente. Allora. Ma so che tu non sai niente del personaggio misterioso. Scusa, capo Johnny. Scraccamazzoide? Sto mi scherzando, capo, le maiale. Civile. Come l'ho detto, fai finta di non avermi mai saputo ottemperare. Niente, questa non sa niente. Ethan è quella che va in giro un po' da sola. Peter Delau, tu che sei sempre taut. Scusa, capo, Peter. Non tira fuori. Peter, ascolta, per caso. Tu conosci un certo Pietro la legge? Johnny Walker, mi ascolti o no? Ma mi sono rimasto incassato dentro. Peter? Scracca mazzoide. Non ha... Ha fatto finta di non capire. Niente, allora... Proviamo nel saloon. Scracca mazzoide, Eldamore. Scusa, dice me? Vuoi che do un calcio nei zebidei che ti faccio volare in aria? Assolutamente no, guarda, non dicevo a te, pensavo di parlare con il signore lì al bancone. Faccia finta di non nulla, grazie, mi scusi. Grazie. Scusa, capo. Capo, ehi. Benvenuto, straniero, sei venuto per combinare casini? Penso di no. Assolutamente, non credo, non vorrei mai sia mai che poter dar fastidio a una persona di così tanto educazione e cortesia. Si gira quando mi parla, per cui, voglio dire. Ok, allora potrei stare qui con noi in compagnia delle nostre bellissime Ken Ken Girl e magari sorseggiare del buon vecchio distillato o mangiare una sana cosciotta di pollo. C'è la birra, bene. Il whisky, ottimo. Sempre $2. Niente, comunque devo cercare una persona. Conosci un certo scraccamazzoide? Ehi, vuoi un cazzotto in faccia? Ti devo disfare entrambi le braccia, te le strappo e le metto in quel barile giusto per andare avanti con il whisky. Sì, fagli male, dai, spaccagli tutti i denti. Ma non dicevo così per dire. Scraccamazzoide è un termine che si usa da noi per salutare la gente. Devo assolutamente andare, sì, anche tu, stranger, tranquilla, non c'è problema. Sono veramente di una cordialità queste persone, chiudi la porta, maledetti voi e le vostre famiglie.
Ah, qui c'è la stalla. Devo cercare il modo di trovare il setaccio, di fare qualcosa per fare un po' di oro, perché qua serve oro, oro sonante. Oro sonante, lì ci sono le campane, proviamo a vedere in chiesa, magari. C'è questo, tunnel. Entriamo. Ma si entra con la pistola in una chiesa, ma sei proprio ignorante. Che è quello là? Che brutto che sei! Chiudi, chiudi. Ma cosa succede qua? Quanta gente. E non c'è il... per fare il segno della croce? Amarabaci cicocò. Ci preghiamo. Ok. Non ci spara in chiesa. Chi è quell'ignorante? Ma chi è? È fuori, è fuori. Viene da fuori. Ci sono gli zombie anche qua, ma porca... Shadow. Shadow Dancer. Scusami, capo, capo, capo. Cosa c'hai addosso? Ma cosa sai? Ma dove sei uscito? Beh, mi parli in maniera un po' sensata? Witch on the bird. Ma cosa c'hai? Perché fai così? Ma non hai qualcosa che non va? C'è qualcosa sulla lingua? Capo. Non è dato da sapere. Wack. Ti posso dire allora anche te. Sto cercando una persona, magari questo qui. Questo qui magari è la persona che sto cercando, io vedrai. Scracamazoide. Certo. Ma tu non sei a posto. Ma cosa c'hai veramente? Ma perché fai così? Tutti che entrano in questa chiesa. Va bene. Campana festa, vai! No. Scusa capo, non l'ho fatto apposta. Porca cialadra. Questo è sì, cavolo. Non è veramente, non pensavo. Via. Allora, basta, che casino. Ma basta. Meno male. C'è quel parroco, quello lì che si arrabbia con l'ipotenusa scarna. Starei cercando una persona, però non posso dire il nome a tutti. Allora potrei provare a dirlo a lei. Non so se... prego, prova. Non c'è nessun problema. Tu prova a dirlo questo nome. Magari potrò darti una risposta. E lo so, però questa persona ha un nome un po' strano. Scracca Salur, Scracca Maroni. Non si dicono queste cose. Non si possono dire queste cose. Lo so, ma è il suo nome. È una persona nuova. Penso che sia nuova per voi. Guarda, qua sono tutti personaggi abbastanza nuovi. C'è lo sceriffo, Peter. Ci sono le ballerine. C'è un po' di gente un po' ovunque. Dovresti provare. Dove? Prova la stalla. Va bene, grazie. È stato un piacere, veramente. Proviamo la stalla. Stalla? Stalliere? Stalliere? Scusi, stalliere stallone. Ciao, straniero, interessato a qualche puro sangue? Una bella sella? Un'ottima armatura? Sto cercando una persona io, veramente. Sto cercando una persona, sono tanto tempo che la cerco, ma non so più neanche dove poter essere. Si chiama? Ti chiama il ragazzo? Infatti sì, pensavo anch'io pensavo di dirti il nome, però ecco, schifosa ladra, vedrai che adesso cosa fa. Non saprei, non sono sicuro se, però magari anche sì. Scracazoide! Allora sei tu, lo sapevo che eri tu, non potevi che essere tu. Maledetto e maleodorante, allora sei tu. Finalmente, dopo tutto il suo tempo a cerca di qua, cerca di là, ti trovo più, mi viene un nervoso. Che nome c'hai su poi? Ok, scusa. Dunque, veniamo a noi. Ti dovrò fare una serie di missioni per poter ottenere il sigillo dei corrotti. Ma non temere, vedrai, ci riuscirai. Per caso... insomma, ecco, come dire, ti hanno dato qualcosa da dare a me? Ah, sì, mi hanno dato... Sì, mi hanno dato... Guarda, guarda tu stesso, se posso interessarti... Ecco, sono queste cose qui che mi hanno dato, ti può interessare? Meravigliosa, stupenda, magnifica, l'amo! Che cos'è che ami? Cosa ti hanno dato? Ecco, guarda tu stesso.
Questo era tutto il macello che mi raccomando. Il poster dell'ignorante dell'amica del Capitano Futuro lì. Ma io non lo so, ma che brutta razza. Finalmente abbiamo trovato l'amico dei mille segreti, Lampton, che adesso ci darà un sacco di missioni per trovare il sigillo dei corrotti. Va bene, che dire. Adesso io andrei anche a riposarmi un po', Lampton. Non... Perfetta. Non dici, non pensa che tu che sia perfetta? Guarda, ti darei una sberla, ma non posso perché ho le mani occupate. Da una mano c'ho il mouse e dall'altra i tasti. Che stella di donna. Che ignorante di una persona, perché? Che dire, intanto abbiamo scoperto che adesso Lampton si trova qui nella sella, nella stalla con i cavalli e con quella ignorante della sua amica, il poster della cicina, quella lì. E la prossima puntata vedremo che missioni ci darà, quando saremo pronti e vediamo un po' dove ci manda. Questo per raggiungere il sigillo dei corrotti, che non si sa da dove arriva, che cosa fa e perché. Boh. E niente, questo intanto per ora è tutto. Aspetteremo con ansia alcuni consigli vostri, già me sono arrivati alcuni e vi lasceranno di stucco come un barbatrucco. Per ora è tutto dal vostro amico in Minecraft. Ci sentiamo alla prossima. Si rampete. Heart is a ghost town.